Buongiorno e benvenuti sul canale. Innanzitutto voglio che salutiate Guglielmo, mi è venuto in mente adesso il nome, che è il nuovo ospite di questo periodo qua, ecco, e quindi volevo insomma che lo salutaste. E, comunque, a parte questo, oggi voglio presentarvi una ricetta particolarmente golosa. Si tratta di panini soffici e leggeri come una nuvola, ripieni di Nutella. La particolarità è che sono cotti al vapore. Vi invito già adesso, ancora prima di cominciare questa ricetta, di iscrivervi al canale, che così rimanete sempre aggiornati sui nuovi video, se attivate anche la campanella. Possiamo partire. La ricetta è facile. In una ciotola versiamo l'acqua, aggiungiamo anche lo zucchero. Una volta che zucchero e lievito si saranno sciolti nell'acqua tiepida, aggiungiamo anche il latte. In questa ciotola misceliamo le tre farine, che sono una farina zero, una farina Manitoba e un po' di farina di riso. Se non trovate la farina di riso, state tranquilli, andrà benissimo anche quella bianca. Ecco, diciamo che con la farina di riso risulteranno ancora più leggeri. Un cucchiaio di olio di semi e un cucchiaino di sale. Prima con il cucchiaio, con una spatola e poi a mano sul tagliere. La consistenza dell'impasto è morbida, ma non appiccicosa. Abbiamo impastato circa 7-8 minuti, lo mettiamo nella stessa ciotola che abbiamo usato anche per preparare l'impasto. Ungiamo la superficie con pochissimo olio di semi, così non si seccherà. Ok. Pellicola e facciamo lievitare in forno spento ma con la luce accesa per circa 2 ore. Bene. Stendiamolo direttamente così intero. Mattarello, poca farina, che poi tra il resto con questo vento va più di qua che di qua. Ok, cominciamo a stendere. Poca poca. Vi faccio vedere lo spessore. Prendo un goccino di olio, ungo un po' la superficie per evitare che si secchi. Dovremmo ricavare circa una quindicina di dischi di questa misura, quindi circa 10 cm di diametro. Ok. Poi ovviamente tutti questi ritagli li rimpastate, no? Adesso per formarli prendete un quadrato di carta forno, mettete il foglio così fino ad arrivare a metà del nostro cerchio e poi chiudete in questo modo. Questo qua è il nostro Bauban. Lo mettiamo su una teglia, c'è un po' di farina sopra, non preoccupatevi. Nel mio caso ne sono usciti 18 da diametro di 10 cm, adesso li portiamo a lievitare ancora. Ne ho messi 9 in questa teglia e 9 in quest'altra. Adesso li sistemo, li metto nel forno. Ho tolto la pellicola che mi è servita solamente per non farli seccare quando eravamo all'aria aperta. La metto nel forno e mi permetterà di creare un ambiente molto umido. Lasciamo lievitare per un'ora. Guardateli, guardate che roba. Allora, per cuocerli questi qua bisognerebbe avere una vaporiera. Innanzitutto abbassiamo l'acqua perché non deve bollire troppo quando li cuociamo. Siccome non ce l'ho, e credo che non tutti ce l'abbiano, ho pensato di cuocerli in questo modo. Allora, un cucchiaio di aceto di mele o di riso, che sono molto più delicati rispetto all'aceto di vino. Vedete, deve bollire così, perfetto. Poi ci mettiamo il cuocipasta, che non deve toccare l'acqua. Possiamo cuocere circa 2-3 panini alla volta in base alla grandezza della vostra vaporiera o della vostra pentola. Copriamo, lasciamo cuocere per circa un quarto d'ora. Mia mamma è arrivata con un'altra vaporiera, non sapevo neanche esistesse, che così almeno riesco a velocizzare i tempi. Ci tengo nel frattempo a dire due cose, ossia, prima cosa, se avete il forno a vapore, cuoceteli a vapore questi panini, che fate molto più in fretta. Seconda cosa, volendo potreste anche
fare questi panini salati, nel senso che mettete solamente un cucchiaio di zucchero nell'impasto e li farcite come volete. Siccome questi panini sono tipici dell'Oriente, prendete ispirazione da loro. Mi viene in mente delle verdure con la salsa di soia piuttosto che del maiale grigliato un po' croccante, capito? Prendete ispirazione da loro. Nel frattempo questi sono cotti, eccoli qua. Noterete che sono cotti perché quando li toccate fanno resistenza, sono umidi, non sono mollicci, e vedrete che poi si asciugano, però fanno resistenza, si capisce che sono cotti. Ecco, li togliamo dalla vaporiera e li lasciamo così intiepidire, anzi raffreddare. Sono sofficissimi. Se farcisce, guardate dietro di me che c'è lo spettacolare, guardate. Mi ci so che purtroppo la luminosità è quella che è arrivata a notte. Stai lì, c'è anche vento. Allora, dobbiamo terminare la farcitura. È molto intuitivo. Prendete, è perché ho fatto le foto, quindi come sempre arriva notte, togliete la carta. Poi, a questo punto, aspettate. Vabbè, farcite il vostro panino con la Nutella. Per renderla più morbida l'ho messa circa 30 secondi nel microonde, sarà più facile spalmarla, visto che è molto intuitivo. L'ho già fatto, chiudiamo e adesso ce lo mangiamo. Allora vi faccio capire, anzi prima do un morso e poi vi faccio capire com'è la consistenza. È come se fosse un pan carré senza crosta, però qualcosa di speciale comunque. Buonissimo, provatelo. E nel frattempo ci vediamo su Instagram, Facebook e TikTok per altre avventure. Altri due video, se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella se vi va, per rimanere aggiornati, e andate qua sotto per la ricetta scritta. Il blog, vi porta sul blog con la ricetta scritta. Sta cominciando a piovere, me ne vado. Grazie, come sempre, per essere stati qua in mia compagnia. Arrivederci. Anzi, devo mettervi ancora, sì, è vero. Comincia a piovere. Forse è proprio meglio finire di mettervi queste cose, perché qua è sempre...